Questo video è un riepilogo dei video precedenti sull'analisi armonica di Fourier. Consideriamo il profilo sonoro locale dell'organo. Qui c'è il tempo che scorre e queste sono le sovra e le sottopressioni registrate dal microfono. Consideriamo un periodo di oscillazione che è riportato anche in questa figura. In questo esempio, il periodo della nota suonata corrisponde alla nota La della terza armonica, La 3. La frequenza è 220 Hz. Questo è lo spettro sonoro di questa nota, la 3, suonata dall'organo. Riconosciamo il primo picco, quindi l'armonica fondamentale, a 220 Hz, e basta guardare qua sotto quando il cursore si trova in corrispondenza del picco. Questa è la seconda armonica, 440 Hz, questa molto bassa è la terza armonica, 660 Hz, molto debole. La quarta armonica, 880 Hz, molto forte. E poi tutte le armoniche successive, tutte multiple della 220 Hz. Questo è lo stesso spettro sonoro, dove si vede la prima armonica, la seconda armonica un po' più alta, la terza armonica molto po pochissimo intensa, la quarta, la quinta e così via. Nel caso particolare dell'organo si vede anche che le armoniche dispari, quindi 1, 3, 5, 7, 9, sono molto meno intense delle armoniche pari, 2, 4, 6, 8, 10 e così via. Qua sotto ho disegnato una serie di diapason. Infatti, l'idea principale che adesso voglio spiegare qui è che noi possiamo riprodurre, quindi rigenerare il suono complesso, o meglio il timbro complesso dell'organo, cioè possiamo rigenerare questo profilo sonoro complicato di sovra e sottopressioni in funzione del tempo utilizzando una serie di diapason, diciamo un'orchestra di diapason. Come devono essere fatti questi diapason? Tutti diversi. Il primo diapason deve avere una frequenza naturale di oscillazione di 220 Hz, il secondo 440 Hz, il terzo 660 Hz e così via, tutti multipli di F1, la frequenza fondamentale, quindi 5 volte F1, 6 volte, 10 volte e così via. Una successione infinita di diapason. Io li ho disegnati sempre più piccoli in modo tale che più un diapason è piccolo, più vibra a una frequenza alta. L'idea principale, quindi, qual è? È che ciascuno di questi picchi dello spettro armonico, cioè ciascuno di questi picchi, è come se fosse generato da un singolo diapason. Qui c'è il diapason a 220 Hz, il diapason a frequenza doppia, il diapason a frequenza tripla e così via. Quindi un'orchestra di tanti diapason. Ricordiamo infatti che ciascun diapason ideale emette soltanto una frequenza, una sola, essendo per così dire uno strumento puro. Quindi ho un'orchestra di infiniti diapason, ciascuno che emette la sua frequenza, tutte le frequenze multiple della fondamentale. Combinando opportunamente, cioè facendoli suonare contemporaneamente tutti questi infiniti diapason, si riesce a ricostruire il timbro dell'organo. Facciamo un esempio concreto per spiegare che vuol dire le frequenze multiple della fondamentale. Questo è il primo diapason, quello che vibra a 220 Hz. Immaginiamo che vibri in questo modo. Ogni volta che io dico tac è un'oscillazione, quindi tac, 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 tac. Ora immaginiamo che questo leggermente più piccolo sia il secondo diapason, quello che vibra a frequenza doppia. Quindi se il primo diapason vibrava così, ta ta ta, questo vibrerà il doppio, quindi ta 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 ta. Questo ancora più piccolo è il terzo diapason che vibra a frequenza tripla. Se la frequenza fondamentale era ta 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 ta, allora questo vibra con quest'altra frequenza, ta 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 ta. Questo ancora più piccolo è il quarto diapason, frequenza quadrupla della fondamentale. Se la fondamentale era ta 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 ta, allora questo vibra così, ta 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 ta
questi diapason, li facciamo suonare tutti insieme, c'è però da capire quanto vanno battuti forte, cioè in pratica l'intensità sonora, il volume con cui deve suonare ciascun diapason. Questo lo vediamo proprio dall'intensità delle varie armoniche. Il primo picco è molto alto, quindi vuol dire che il primo diapason va battuto forte. Il secondo diapason va battuto ancora più forte perché ha un'intensità sonora ancora maggiore.
Il terzo diapason invece va battuto piano, il quarto diapason invece forte, il quinto diapason piano e così via. Inoltre i vari diapason devono anche oscillare sfasati uno rispetto all'altro. Vediamo allora che cosa accade quando noi facciamo suonare i vari diapason, a cominciare dal primo. Qui ancora non sta suonando niente, sta suonando l'organo, ma ancora nessun diapason. Ecco qua che abbiamo battuto il primo diapason, quello a 220 Hz. Quindi ora sta suonando soltanto questo. Di tutto lo spettro armonico dell'organo abbiamo soltanto la prima armonica. Il profilo sonoro che otteniamo è questa sinusoide, infatti suona un diapason. E questo profilo sonoro ancora non assomiglia per niente al profilo sonoro dell'organo. Allora adesso, oltre al primo diapason, battiamo anche il secondo, con la giusta forza, quindi più forte del primo. E anche con il giusto sfasamento, non deve oscillare in fase con il primo, ma deve avere il giusto sfasamento che è dato da queste complesse e complicate relazioni che sono i coefficienti di Fourier. Non approfondiamo, comunque qua c'è tutta la parte matematica. A noi basta sapere che dobbiamo colpire il secondo diapason più forte del primo e con il giusto sfasamento, cioè deve oscillare fuori fase rispetto al primo. Quando suoniamo entrambi i diapason, il profilo sonoro si modifica da così a così e già vediamo che è un profilo sonoro che progressivamente tende ad avvicinarsi al profilo sonoro complesso dell'organo. Ora aggiungiamo anche il terzo diapason, quindi battiamo anche il terzo oltre ai primi due e viene fuori questo profilo sonoro che risulta dalla sovrapposizione delle onde armoniche dei primi tre diapason. Come dobbiamo battere il terzo diapason? Molto piano, perché la sua intensità è bassa, e con il giusto sfasamento rispetto agli altri due. Proseguiamo, aggiungiamo il quarto diapason, quindi adesso suoneranno quattro diapason, il quarto diapason va battuto forte, e così passiamo da questo profilo sonoro, che era i primi tre diapason, a questo che rappresenta i primi quattro diapason che suonano insieme. Già vediamo che si comincia a ricostruire il profilo sonoro dell'organo piano piano. In realtà mi sono accorto adesso che ho detto una cosa imprecisa, niente di grave, quindi ricominciamo brevemente. Qui suona l'organo ma non ci sono diapason. Qui c'è solo il primo diapason che suona. Qui ci sono i primi due diapason. Qui i primi quattro, non i primi tre. Infatti lo vediamo da qua su, sono i primi quattro diapason. Quindi stanno suonando questi diapason qua. Dopo i primi quattro passiamo ai primi otto, infatti lo leggiamo qua su. Adesso sono i primi otto diapason, cioè tutti questi qua fino a qui. Naturalmente devono suonare con le giuste intensità, per esempio questo diapason che è il numero 8 intenso, il numero 7 invece deve suonare piano e con i giusti sfasamenti relativi tra loro. Quindi siamo a 8 diapason contemporaneamente, ora ne sono 16, 32 diapason e vediamo che già con i primi 32 diapason il timbro dell'organo viene riprodotto quasi perfettamente. Poi con i primi 48 diapason praticamente non c'è più quasi differenza tra il timbro dell'organo e il suono dei primi 48 diapason che suonano tutti insieme, quindi un'orchestra di diapason. In questa figura io mi ero limitato ai primi 20-21 diapason, quindi le prime 21 armoniche, cioè questa figura è questa tagliata qui. Ma siccome alla fine abbiamo preso 48 armoniche, 48 diapason che suonano insieme, vuol dire che siamo arrivati fino a qua giù. Ora facciamo il confronto tra l'organo e un altro strumento musicale, per esempio il clarinetto. Questo blu è il profilo sonoro locale di un clarinetto, è un periodo, questo blu, in funzione del tempo. Vediamo che prima il microfono registra delle sottopressioni e poi delle sovrappressioni. Immaginiamo che la nota sia sempre la stessa di prima, di quella dell'organo, cioè sia il La 3, 220 Hz. Pur essendo la stessa nota, il profilo sonoro del clarinetto è diverso da quello dell'organo, vuol dire che i due strumenti hanno due timbri diversi. Questo è lo spettro armonico del clarinetto. Questa è la prima armonica a 220 Hz, che è la più intensa di tutte in questo caso. La seconda armonica a 440 Hz, la terza armonica il triplo della F1, la quarta il quadruplo della F1 e così via. Quindi le frequenze, le armoniche, sono le stesse dell'organo, sono tutti multipli di 220 Hz, 220 per 2, per 3, per 4, per 5, fino all'infinito.
Cosa cambia però tra questo spettro sonoro del clarinetto e questo dell'organo? Abbiamo detto le frequenze sono le stesse, cambia però l'intensità di ciascuna frequenza, di ciascuna armonica. Per esempio nel caso dell'organo la terza armonica è poco intensa, mentre nel caso del clarinetto la terza armonica è molto intensa. Ora, come possiamo riprodurre e generare quindi il timbro del clarinetto usando i diapason? Certo, facciamo lo stesso discorso prima per l'organo. Siccome anche nel caso del clarinetto la nota era la stessa, 220 Hz, il La 3, allora ci va bene la stessa orchestra di diapason di prima, cioè 220 Hz e tutte le multiple. Quindi dobbiamo far suonare insieme tutti questi diapason, teoricamente sono infiniti, ma stavolta li dobbiamo colpire con forze diverse da prima. Per esempio, mentre prima il terzo diapason lo colpivamo piano, adesso il terzo diapason va colpito forte perché la terza armonica è intensa nel caso del clarinetto. E poi naturalmente i diapason ne vanno sfasati in modo opportuno tra di loro, devono oscillare fuori fase, come accadeva per l'organo, dovrà accadere anche per il clarinetto, cioè fuori fase. Quindi in conclusione, con lo stesso set, la stessa orchestra di diapason, il fondamentale a 220 Hz e poi tutti i multipli, noi possiamo riprodurre qualunque timbro di qualunque strumento musicale, facendoli suonare tutti insieme, colpendoli però ciascuno con la giusta forza. Giusta forza che è data dall'intensità delle singole armoniche dello spettro e anche con i giusti sfasamenti tra loro. Nel caso del clarinetto, se facciamo suonare soltanto il primo diapason a 220 Hz, otteniamo questo profilo sonoro rosso. Se facciamo suonare i primi due diapason insieme, battendoli con la giusta forza e con lo stesso sfasamento, otteniamo quest'altro profilo di colore rosso. I primi quattro diapason tutti insieme, i primi otto diapason tutti insieme. Vediamo che già otto diapason suonati tutti insieme sono sufficienti a riprodurre il giusto profilo sonoro del clarinetto. 16 diapason tutti insieme ancora meglio. Quindi questa figura rappresenta 16 diapason, quindi fino a qua, che suonano tutti insieme con battuti con la giusta forza e con i giusti sfasamenti.